Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Prima di iniziare, volevo farvi vedere il mio nuovo taglio di capelli. È un carré lungo, come potete vedere, pari. È più di un anno che non tagliavo i capelli, quindi non mi ci vedo ancora. Volevo sapere, insomma, un vostro parere, ci tengo tanto sia ai vostri consigli che a quello che ne pensate voi. Quindi scrivetemelo giù tra i commenti cosa ne pensate di questo taglio qui. Tanto insomma che mi vedevo con i capelli lunghi, ma non lo so, con questo taglio qui sto un po' così, quindi fatemi sapere, però avevo voglia di cambiare e insomma ho optato per questo taglio qui. Allora, sono tornata con un nuovo video per presentarvi la nuova collezione di Essence, la nuova Trend Edition dedicata alla saga di Twilight. Prendo subito il foglio che è la Breaking Down. Con questa collezione qui, Essence istituisce un concorso. Quindi, se andate sul sito della Essence www.eu, potete partecipare al concorso che ha istituito Essence per l'uscita di questa collezione e del film alla fine, perché questa collezione è in collaborazione con come si chiama? La Summit Entertainment, cioè la casa produttrice di Twilight, che è in uscita il 14 novembre. Allora, ora vi leggo insomma quello che interessa, ovvero i premi e cosa bisogna fare per vincerli. Allora, dovrai rispondere ad una domanda da veri esperti Twilighter e lasciare i tuoi dati. Potrai così partecipare all'estrazione dei fantastici premi messi in palio da Essence, che tra l'altro sono anche molto allettanti. I primi tre estratti, quindi comunque ci saranno ci sarà il premio che lo stesso premio lo vinceranno tre persone, quindi non è che c'è un premio maggiore soltanto per il primo classificato, per farvi capire. Si aggiudicheranno i primi tre estratti, l'intera Trend Edition, che dopo andremo ad esaminare prodotto per prodotto, completa di tutti i prodotti make-up dell'esclusiva collezione dei Twilighter Saga Breaking Down Parte 2. Poi dal quarto al trentesimo posto, quindi ragazzi, c'è possibilità di vittoria, un beauty set composto da alcuni prodotti Essence Breaking Down Parte 2. Quindi, se volete partecipare, alla fine non costa nulla, è gratuito. Magari, se siete fortunate, potete vincere o l'intera collezione della Breaking Down. Questa qui è solo una piccola parte, ovviamente. O addirittura tutta la collezione, se capitate nei primi tre estratti. Perché, per quanto fa capire, non bisogna essere insomma bravi o il più veloci per poter vincere qualcosa, ma saranno estratti a random questi vincitori. Allora, andiamo ad esaminare la collezione, che è questa qui. Allora, abbiamo due blush, un color salmone, un altro questo rosa con rosa aranciato. Questo qui è un pochettino più scuro, infatti è proprio color salmone. Questo va più sul rosa, c'è cioè una punta di rosa in più. Abbiamo una cipria luminosa, poi dei tre colori di pigmenti. Quindi, come vedete, i pigmenti, a parte il fatto che li ritroveremo, continuerò a ripeterlo fino alla fine nella collezione invernale, cioè la collezione classica di Essence, verranno riproposti i pigmenti. Quindi non disperiamo, quando e se avremo fortuna li troveremo proprio negli stand. Non è necessario, insomma, aspettare le collezioni. Avremo questi tre pigmentini qui, degli smalti, questi tre colori qui, due eyeliner glitterati che si vedono pochissimo, che sono questi qui, un rossetto in un'unica colorazione con pigmenti dorati e dei lucidalabbra, questi qui. Adesso andiamo ad esaminare prodotto per prodotto. Non vi leggo il foglio, la rassegna stampa, insomma, della collaborazione con Essence e la Summit Entertainment, la casa produttrice del film, perché sinceramente non penso che vi interessi. E quindi passiamo avanti.
Parliamo dei prodotti. Allora, vi leggo la dicitura. Essence Breaking Down Pigmenti, occhi da vampiro, i pigmenti disponibili in 3 tonalità, Dark, Almost Black e una dorata, creano un make-up occhi dall'effetto misterioso e affascinante come Bella Swan. Potrete creare il vostro look da vampire dal dedicato effetto shimmer o metallico, oppure particolarmente brillante. I pigmenti possono essere usati singolarmente o combinati tra loro. Usate come base Hansel, color art, base occhi. E come abbiamo visto, ci sono 3 colori di questi pigmenti qui. Qui c'è un prugna scurissimo, un dorato e ci dovrebbe essere, ora vedo bene, anche un grigio metallizzato che purtroppo nella rassegna stampa che mi hanno inviato non si vedono benissimo i prodotti nella foto, insomma, della collezione, purtroppo. Ora andiamo ad esaminare gli eyeliner glitterati. Allora, il capolavoro per il vostro look vampiresco, l'eyeliner liquido glitterato, grazie ai suoi colori affascinanti e ai pigmenti finemente glitterati, vi porterà magicamente nella notte più oscura e il pennellino sottile assicura una perfetta applicazione. E c'è nella colorazione viola e nella colorazione blu. Eccoli qua. Poi, rossetto labbra. Il rossetto labbra contiene microgranuli glitterati color oro che vi renderanno irresistibili e affascinanti. Grazie alla texture particolarmente setosa, assicura labbra morbidissime pronte per essere baciate da Edward, sì magari. Ed è questo rossettino qua, quindi come vi ho detto c'è un'unica colorazione con pigmenti in oro e secondo me è davvero molto carino. Poi, i lucida labbra che pure sono interessanti. Allora, labbra, il lucido labbra nell'intensa versione rossa o in quella più notturna lilla offre un finish glossy. L'effetto metallic garantisce alle tue labbra il vero look in stile Kulien durante la battaglia contro i volturi. Che io vi dico la verità, sono totalmente ignorante in Twilight perché ho visto il primo e poi ho abbandonato il tutto. Quindi non conosco i nomi di questi personaggi qui. E sono questi lucida labbra qui, molto interessante pure il viola, infatti le labbra viola quest'anno andranno tantissimo, quindi tra i prodotti preferiti di questa collezione qui per ora sono i pigmenti, il rossettino, ce ne sono abbastanza direi, la maggior parte, il rossettino anche se dona soltanto un leggero color oro, quindi andrei più come prodotto labbra per il lucido labbra. E poi mi incuriosisce tantissimo questa cifra illuminante che andiamo subito, brillante anzi, che andiamo subito a leggere. Il vero must have per tutte le Twilight Girls è la cipria brillante, la delicata cipria viso brillante regala al tuo viso e al tuo corpo un colore razzante e un incarnato omogeneo per un vero look seduttivo. Ed è questa qui, io cerco di farvela vedere meglio il più possibile perché questa volta mi hanno mandato delle foto che fanno schifo totalmente. Poi il blush viso che non so se è in crema o meno. Allora, un pallore seducente, il blush viso è l'ideale per osare questo blush, dona alle tue guance accenti rossi morbidi e dei riflessi delicati, quindi non è il rosa salmone come si vede da qui, ma è rosso, non l'avevo letto. Deve essere tipo il rosso del Vampire, della linea della Trend Edition Vampire Love, secondo me. Infatti qui, come potete vedere, non sembra rosso, ma sembra tipo un color salmone. E dei riflessi delicati. La texture vellutata di facile applicazione regala un finish elegante per un vampire look irresistibile. Non so se è in crema o è compatto. Ed è questo qui. Purtroppo non lo dice. Poi abbiamo 3 smaltini. I colori dei 4 smalti unghie di questa collezione sono nati per durare fino alle prime luci dell'alba e anche più a lungo.
Mystical Night Blue, Seductive Black, Dark and Dramatic Purple e Shiny Gold vi regalano unghie irresistibili, appositamente pensate per un Twilight Saga Party, disponibili nelle versioni viola, blu, oro, e c'è anche un'altra versione nera, Seductive Black, deve essere nera, che non si nota bene dalla foto. Purtroppo mi hanno mandato questa foto che fa un po' schifino. Insomma, ragazze, questa è la collezione che uscirà a novembre. Non vi so dire il giorno preciso, ve lo ribadisco. Il film uscirà il 14 novembre, sta scritto anche qui. Quindi non so se magari la faranno uscire lo stesso giorno dell'uscita del film, non lo so perché qui non lo dice. Comunque uscirà a novembre ed è stata dedicata proprio al film di Twilight. Ricordatevi del concorso, quindi andate sul sito della Essence www.essence.eu, rispondete alla domanda di Twilight, delle saghe di Twilight, quindi se siete appassionate tentate la fortuna, perché 30 insomma persone potranno vincere o un piccolo set con alcuni prodotti della Breaking Dawn parte 2 o i primi tre classificati, l'intera collezione, che non è male perché le collezioni di Essence, come ben sappiamo, non le troviamo mai. Io vi mando un forte bacio con i miei capelli che mi vanno un po', devo mettermi una pinzettina. Vi mando un forte bacio, fatemi sapere come sto con i capelli e niente, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!